dalla sindaca Martini, le armi di distrazione di massa che citava prima il professor Favaro, e poi in effetti l'America anche raccontata dal cinema in film come Apocalypse Now, Full Metal Jacket, veramente danno l'idea di quello che succede, berretti verdi. Cosa voleva... Poi praticamente sì. Volevo dire sì che l'America ci avrà salvato anche della seconda guerra mondiale per quanto riguarda il nazismo e Hitler, però non possiamo paragonare più quello che sta accadendo adesso come è successo nella seconda guerra mondiale, perché noi dobbiamo guardare solamente i film americani, quelli vecchi, dobbiamo guardare anche quelli nuovi che ci fanno paura, perché se tu guardi un film americano nuovo vedi proprio la distruzione di massa, che adesso la guerra non è più come la vediamo una volta col fucile, con il mitra, con la baionetta, come la prima guerra mondiale. Adesso basta solamente, come ho ribadito più volte, un tasto, e con un tasto è finito tutto. Cioè, io penso che l'unica cosa che potrebbe fare l'America, visto che si è sempre dimostrato lo Stato salvatore delle guerre, dovrebbe essere la prima che dovrebbe mediare con Putin e Zelensky, perché è l'unica soluzione che possiamo avere, quella solamente del dialogo e di sistemare le cose a tavolino, anche perché se continuano in questa maniera qua veramente siamo ridotti ad affrontare una terza guerra mondiale. Questo sarebbe veramente catastrofico, anche perché non sappiamo come va a finire, però ribadisco quello detto prima, sperando nella mossa che ha detto Putin, se io la vedo così, magari non sono un esperto in guerra neanche di strategie militari o politiche, però se Putin ha detto che vuole sistemare il discorso cereali e metano, secondo me lui ha già capito che forse il suo obiettivo o lo sta già ottenendo, oppure ha già in mente di risolvere le cose in un'altra maniera, perché se si va avanti così ci rimettono tutti, e penso che qualsiasi politico, anche il più stupido, sa che una guerra adesso come adesso è una catastrofe e va a finire male. Dunque, ribadisco, la diplomazia è il primo posto che noi dobbiamo combattere adesso. Bide, no, vabbè.